Oh, ciao, Ambrogio. Ciao. Allora, come andate? Come l'anno scorso, come 5 anni fa, come 11 anni fa. Cioè? Mi hanno bocciato. Ancora? Ma eri così ben preparato? Sì, ma mi hanno fatto una domanda alla vigliacca. Cosa ti hanno chiesto? Mi ha domandato l'anomalia dell'Atlante. Beh, è facile, no? Facile un accidente, io mi preparo in anatomia, quello lì mi fa le domande in geografia. Ma che dici, non hai capito? L'Atlante e l'epistrofeo sono le prime due ossa della colonna vertebrale. Proprio così? Ma guarda, forse meglio così, sai. Non sarei mai riuscito a fare il medico. Ma no. No. Io se vedo una goccia di sangue, mi viene un'emorragia. Se vedo una donna spogliata, mi viene un infarto. Beh? Cosa c'è? Gabriella. Gabriella, ciao, ciao, Vigliacchi. Ambrogio, catturatelo. Andiamo. Vieni qui. Dove vai con questa pare sulla testa? Vieni, su, Ambrogio. Vieni. Buongiorno. Eccolo qua. Scusi. E allora, giovanotto, com'è andata, eh? Bocciato. Ah, e con questa anni 11, no, anni 12. Peggio ancora. E adesso senza posizione, come sposi questa ragazza? C'è una soluzione. Ah, c'è una soluzione. Sì, sì, c'è. E quale sarebbe? No, sposare sua figlia. Ah, io l'ammazzo. Io l'ammazzo. Io l'ammazzo. Scherzare, fravotto. Tu mia figlia la sposi e subito. Sì. E io mi rifiuto. Come? No, mi rifiuto. No, tu non puoi rifiutarti. Perché? Leva sto cappello, tu non sai, il mio avvocato ha già chiesto una perizia su Gabriella che ti inchioderà alle tue responsabilità. Sì. Una perizia? Sì. Dal più grande ginecologo della città, il dottor Roberto Setti, sì, un professore. Roberto Setti. È un luminare della scienza. Roberto Setti, come lo conosci? Senti, Roberto, Senti, Roberto Setti, lo conosci? No. Come non lo conosco? No, non lo conosco, non l'ho mai sentito nominare. Comunque, se è il più grande ginecologo della città, io accetto la perizia. Ah, poi suonate pure le vostre trombe, che io farò suonare le mie campane. Molto bene. Arrivederci. Dove vai? Dove vai? Farò suonare le campane. Molto bene. Ma come lasci andare? Famiglia, andiamo a suonare le nostre trombe. Sì, andiamo. Sì, vorrei un pacchetto di nazionali, per favore. Scusi, signore, scusi. Mi do un gettone, per favore. Grazie. Allora, nazionali, mi dia anche Minerva, per favore. Ecco qua. Grazie. E quant'è? 220. Dottore? Sì? La vogliono al telefono. Ah, vengo subito. Pronto? Pronto? Ma... pronto? Chi era? Ma era una so. Donna? Non so, non rispondeva nessuno. Risultava occupato. Ma chi sarà che telefona? Pronto? Parla Roberto Setti? Cioè, sei tu Roberto? Ciao, sono io. Ma come non mi riconosci? Vabbè che sono ingrassato, ma... Oh, che stupido al telefono, non mi vedi. Sono Ambrogio. Ambrogio? Vecchio filibustiere, sei tu. Sai, è un vecchio compagno di università. Senti, Roberto, dovrei vederti al più presto. È una cosa urgente. È una questione di donne. Sì, vabbè, ma come faccio? Sai, mi sono appena sposato. Già, amo Paola, la più bella, la più dolce, la più adorabile delle mogliettine. Uè, cos'hai capito? No, niente, niente. Va bene, d'accordo. Sì, sì. Fai un salto a trovarmi e sistemiamo tutto, eh? Grazie, Roberto. Sei un amico. Volo. Va bene, ciao. Scommetto che stai sogghignando perché mi vedi pronta a partire. No, no, cara. Pensavo all'amico che mi ha telefonato. Sapessi quante ne abbiamo combinate insieme quando eravamo studenti. Ti credo sulla parola. Del resto, quello di correre appresso alle donne è ancora il tuo sport preferito, signor ginecologo. Ma via, cara, la tua è un'idea fissa. Io faccio il medico e basta. Sul medico sorvoliamo, e quanto al basta, parliamo un po' della contessa Dedi Masserotti. Perché? Non ti piace la Masserotti? No? No. E a quanto mi risulta, la tua opinione su questa questione è diametralmente opposta. Non vorrai dar retta delle stupide chiacchiere. E poi la contessa in questo momento è all'estero, quindi... Roberto, mettiamo le carte in tavola. Io non sono gelosa. Ah, no? Non me ne ero mai accorto. Smettila! Non ho voglia di essere presa in giro. Adesso devi scegliere. O me o la ginecologia. Io me ne vado. Torni da tua madre? No, vado da alcuni amici a Como.
Ma quando torno, voglio conoscere le tue decisioni. Ciao. Ma scusa, Paola, amore mio, vieni qua. Ma mettiti nei miei panni, scusa. Ma Paola, Paola, lo sai, ti amo, sei tutta la mia vita. Pronto? Pronto, sei Moritz? Sì? Dedi, cara, sei tu? Ti amo, sai, sei tutta la mia vita. Anch'io ti amo, Roberto, sai? Perché non vieni da me? In questa stanza c'è un calduccio delizioso, tesoro. Sarebbe un meraviglioso nido d'amore se ci fossi tu. Ma tu non ci sei. Tu sei lontano. E io mi sento così sola. Terribilmente sola. Come? Oh, ma mio marito non c'è. È a Milano. Vieni, ti prego. Sì, a St. Moritz. Hotel Regina. Ho bisogno di te, della tua compagnia. Come? Adorabile birbante. Anch'io non vedo l'ora di riabbracciarti. Vieni, ti aspetto. A bientôt. Sì, tesoro, a presto. Beatrice? Beatrice? Sì, dottore. Ah, senti, Beatrice, io devo partire improvvisamente. Dì alla cameriera che prepari subito la valigia. Ci metta dentro la vestaglia, il pigiama, le pantofole, il rasoio elettrico e l'acqua di colonna. Ecco, brava. No, aspetta, vado io. Va bene. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Bravo, Roberto! Come stai? Mi hai fatto crescere la barba. Non è che non sei cambiato per niente. Ma come, non mi trovi un po' dimagrito? No, no, anzi, stai proprio bene. Che piacere vederti, Roberto. E allora, dimmi un po', Brogio, cosa hai combinato, eh? Sono inguaiato, Roberto. Inguaiato? Cosa hai fatto? Niente, niente, assolutamente niente. Ma allora se non hai fatto niente, perché dici di essere inguaiato? Vedi, una sera pioveva. E allora io, passando con la mia macchina, ho visto lì una ragazza che aspettava il tram e allora l'ho invitata a salire, ecco. E hai combinato il fattaccio. Ma che fattaccio? Non l'ho toccato nemmeno con un dito. E va bene, ma allora di che cosa ti preoccupi? Mi preoccupo, sì. Capisci che il padre me lo fa sposare per forza. Scusa, scusa, Ambrogio, ma mi sembra che tu stia dando corpo alle ombre. Se non hai fatto niente... Vabbè, ma quello lì vuole la perizia lo stesso. E sei proprio tu, me l'ha detto, dottor Setti. Proprio tu che la devi fare. Io. Ah, sì, aspetta, forse hai ragione. Una certa Gabriella... Zibiletti! Gabriella... Ecco, Zibiletti. E va bene, faremo questa perizia. E se non hai fatto niente, la accerteremo. Però, guarda, adesso non mi posso dilungare perché devo partire. Fra un paio di giorni aggiusteremo tutto, Come? Ma tu parti? Sì, parto. Ma scusami, ma è proprio così importante questa tua partenza? È un caso così grave? Gravissimo. Sono innamorato cotto. Ma, scusa, ma tua moglie... La più bella, la più dolce, la più adorabile delle mogli, eh? Beh, lasciamo stare. Senti, di te mi posso fidare, vero Ambrogio? Vado a St. Moritz, dalla contessa Dedi Massarotti. E chi è? Chi è? Ah, è la più bella, la più... La più dolce, la più adorabile delle amanti, Proprio così. Scusa, cara. Vai. Pronto? Sì? Come? Accidenti. Un incidente di macchina. Ma è grave? Ah, beh, meno male. Ma no, no, per carità, gli dica di non preoccuparsi. Gli faccia tanti auguri. Va bene, sì, grazie. Buongiorno. Accidenti! Che è successo? Che è successo? Il dottor Bruni, quello che mi doveva sostituire. Ah, quello che doveva sostituirti quando tu andavi via. Ha avuto un incidente di macchina. Se non è andata la macchina. Ma che macchina? Si è fatto male lui? Ah, sì. Oh, poveraccio. Come faccio adesso? Beh, se cercano un altro. Eh già, ti pare facile a te. Un altro vuol sapere come, quando, perché. Sai, con Bruni era diverso. Era un amico fraterno, come te, ecco. Senti, ma è proprio necessario che tu vada da questa Mascarpini, Massantonio? Ma no, Massarotti. Massarotti. Certo che è necessario. Questa volta o mai più? Allora mai più. Un corno mai più! Uff. Quando non si può, non si può. Se non si può. Ambrogio, mi è venuta un'idea. Sì? Mi sostituirai tu. Senz'altro. Vuoi dico, ma sei matto? Ma perché? È la provvidenza che ti ha mandato. Ma tu stai scherzando? Ma ti rendi conto che io non sono neanche laureato? E che vuol dire? Sei studente in medicina? Vabbè, ma sono anche 12 anni che mi bocciano, scusa. Meglio, no? E sei più fresco di studi. Dai, che ne sai più di me, stai tranquillo. No, guarda, Roberto, non avvertene male, ma io non posso. Mi rifiuto, ecco. Ah, ti rifiuti, sì, scusami, ma... Va bene, e allora non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Vorrà dire che nella perizia ti ripagherò con la stessa moneta. Uè, allora sei una carogna, scusa. Sì, sono una carogna. E tu avresti il coraggio di rovinarmi? Penso proprio di sì. Roberto, sai cosa ti dico? Sono una carogna. No!
Accetto. Oh, bravo Ambrogio. Dimmi almeno che cosa devo fare, no? Ma niente, niente. Guarda, sii generico nelle diagnosi. Ausculta il cuore, controlla la pressione, prescrivi lassativi, pillole e soprattutto di loro di ritornare. Insomma, guarda Ambrogio, tu devi essere il mio paravento, capito? Ho capito, io sono un sostituto paravento. Ecco, esatto, semplice, no? Tanto semplice che non riesco a capire come mai siano 12 anni che mi bocciano. E tu rinunciaci. Beatrice? Dottore, la sua valigia è pronta. Grazie. Beatrice, ti presento il dottor Ambrogio Carugati che mi sostituirà durante la mia assenza. Piacere mio. Beatrice! Sì, dottore. Il mio amico è laureando, quindi non si impegnerà troppo con le diagnosi. Si limiterà ad ascoltare il cuore, a controllare la pressione, a prescrivere qualche lassativo, qualche pillola, le solite cose. Insomma, se hai bisogno di qualche cosa, rivolgiti a Beatrice. Lei ne sa più di un professore. Stia tranquilla, dottore. Sì, ma sono io che non sono molto tranquillo, sa? Ah, là, Ambrogione, vedrai che andrà benissimo. Ambrogione? Beh, io adesso devo scappare. Ciao, Ambrogio, arrivederci, Beatrice. Arrivederci, dottore. Ti saluto, ricattatore. Io sono già pentito. Io vado via, Beatrice. Scusi, sa. Dottore, ma di che cosa si preoccupa? Si tolga il cappotto, eh? Eh? Il cappotto. Il cappottino? Ecco. Dottore, vuole accomodarsi nel suo studio? Dopo di lei. Giorno, vuoi là? Buono, eh? Le piace? Bello, molto bello. Questo è lo studio. E questo è il gabinetto vero e proprio. Ah, il gabinetto? Sì. Chissà poi perché lo chiamano così. Si spogli. Come? Si tolga la giacca, si deve mettere il camice, ah, no? Già. Sì. Speriamo che resista questo, eh? Mi pare un po' piccolino. No, non così. E si giri. Ah, così, ho capito. Questa parte. Ecco, fatto. Ecco. Ma ne manca tutto un pezzo qui. No, aspetti. Ah, ecco. Ecco. Scusi, Piano. È un po' stretto di collo. No, mi strozza, scusi. Un po' strettino, eh. Ecco. Ecco. Ah, è su. È vero, eh. Ah, mi scusi. Così sono un po' sensibile. Vero? Però Roberto è un falso magro, eh? No, guardi, è lei che è un falso grasso. Grazie. È un po' strettino, eh? Sì, è un po' strettino di fianchi. Vede come le sta bene? Insomma, può andare, ecco. Qui, insomma. Ecco. Così le spiace aggazzarmi. E allora, dottore, vogliamo incominciare? Cosa? Le visite. Di già. No, non sono preparato. Poi non capisco che visita devo fare, scusi. Se devo prescrivere un lassativo o una pillola, lo può fare benissimo anche lei, no? Io sono soltanto un paravento. E allora faccio il paravento. Cominciamo le visite. Faccio passare la prima. No, un momento, Beatrice. Beatrice, mica si spoglieranno le clienti, vero? Ma è naturale che si spoglino davanti al dottore. Lo so. Davanti al dottore sì, ma davanti a un sostituto e per giunta paravento, no. Ma questo loro non lo debbono sapere. Faccio passare la prima. Un momento, Beatrice, no. Ma perché? Perché io non voglio visitarle, ecco. Io sono stato scioccato da bambino con mia cugina Carlotta. Quando giocavamo il dottore era malato. Oh, e così lei sarebbe arrivato alla sua tenera età senza... Un momento, non fraintendiamo, vero? Soltanto quando sono nelle vesti di dottore, ecco. E perché hai studiato medicina? È tutta colpa di mio padre. Io avrei voluto fare, che so, l'ingegnere, il geometra, l'architetto, magari il tramviere. Ma mio padre no, lui duro. Ambrogio, farai il dottore. Scommetto che era medico anche. No, era impresario di pompe funebri. Eh? Forse sperava, che li procurassi dei clienti, che ne so. Capisco, però noi siamo in ballo e dobbiamo ballare. Faccio entrare la prima. Un momento, ora. Mi dica almeno come mi devo comportare. Ma è semplicissimo. Lei misura la pressione, ausculta i battiti del cuore e poi... E poi prescrive un lassativo. Già, come si misura la pressione? Ma non le hanno insegnato nemmeno questo all'università. Ma sì, può darsi che me l'abbiano anche insegnato, non me lo ricordo più, scusi, sa. E va bene, venga, le faccio vedere io come si fa. Ecco, conosce almeno questo apparecchio? Sveglietta con pompetta? No. Questo apparecchio è uno sfigmo manometro. Avanti, mi tiri sulla manica. Guarda, sì, questa qui? Questa. Ma non va più su di così, Venga, eh? Venga, un attimo. Ecco.
Adesso mi ricordo perfettamente quello che diceva il mio professore in università. Mi diceva, pompare 1,5 davanti, 1,6 di dietro. Allora, rivestiamoci! Ha capito, allora? Perfettamente. Bene. Ha capito. Posso far passare la cliente? Sì, faccia pure passare le clienti. Un momento, riepiloghiamo. Sì? Dunque, prima auscultiamo il cuore, poi dopo sentiamo i battiti della giarrettiera. Auscultiamo la pressione, faccia passare. Va bene, dottore, mi raccomando. Beatrice, scusami, sì? mi metto a posto questo, grazie. Fratelli? Buona. Avanti! Prego, si accomodi. Buongiorno, monsieur le docteur. Buongiorno. Dunque, io sono il sostituto del dottor Setti. Se lei vuole avere la compiacenza di voler vedere quello che lei ha, io se voglio quello posso fare per lei, ecco. Je me décide finalement de vous voir parce que depuis quelque temps j'ai terriblement mal ici, là. Je ne sais plus qu'à penser. Et vous, che pensez-vous de ça? Insomma, è tutta una cosa un po' così, ecco, perché... Quando si va un po' al... Vuoi parlare francese? Oui, monsieur. Io no. Ecco, donc, adesso, vous allez... Insomma, cosa è che vous sentez? Perché tu non parli italiano? Capisco benissimo. Ah, perché non me l'ha detto subito? Prego, si accomodi. Stia pure vestita e tenga pure il colbacco. Dunque, mi dica bene in italiano quello che lei si sente, eh? Quando faccio così mi fa molto male. Uè. Oh, mamma mia. Cosa fa lì così, signorina? Ecco, quando io stato così mi fa molto male. E lo credo. Ha mai provato a stare dritta in piedi? Vedrà che non le fa più male. Provi, su. Vous mettez ici, sur le lettier. Vous mettez... Comoda. Anche quando è fatto così mi fa male. Quella. Ma da dove parla, scusi? Ah, diceva? Quando è stato così mi sento strappare a reni. E se stessi io in quella posizione lì mi si strapperebbero le bretelle. Ma scusi tanto, ma è possibile che lei non riesca ad assumere una posizione umana? Abbia pazienza, Ma io faccio per aiutare. È bel aiuto che mi dà. Brava, io faccio già fatica da solo, se poi lei assume quelle posizioni lì, già ci vedo poco, se poi gioco a nascondino, perdo anche la testa. Comoda, va. Adesso misuriamo la pressione. Sì, dico io, ma guarda che razza di posizione va a assumere quella lì. Vediamo. Guardi, facciamo una bella cosa, signorina. Io adesso la porto di là dalla mia assistente e ci pensa lei senz'altro a sistemarla come si deve, eh? Beatrice, la porta, per favore! Oh, ecco qua. Beatrice, guardi un po' se riesce a scioglierla. Se non riesce, ne faccio un bel pacchetto postale e la spedisca, eh? Oh, si è sciolta, buongiorno. Allora, senta, guardi, adesso lei lascia l'indirizzo qui alla mia signorina. Dopodiché io la vengo a visitare. Nel frattempo lei si fa 4 bagni di amido, ma non amido da bagno. Amido quello vero, quello per le camicie, ma capito? Ma perché? Così si indurisce e io la visito meglio. Buongiorno, l'accompagni, prego. Oh. Pronto? Sì, mi dica. Sì? Qui lo studio del dottor Setti. No, io non sono il dottor Setti. Sono, diciamo, il sostituto del... Va bene, senza diciamo, sono il sostituto. Ma chi parla, scusi? Chi è? È la clinica dei Cappuccini. E che cosa vogliono? Vorranno 2 brioche. Pronto, sì. Mi dica, di che si tratta.
È urgente? Ma me, io sono sostituto. Sono sostituto. Vado bene lo stesso? Mento? Pronto? Sì? Sì, va bene, veniamo subito. Cosa veniamo subito? Ci va subito, scusi, io non ci vengo. Ma come non viene? Deve venire con me, no? Ma lei è matta, scusi, davvero? Ma non si preoccupi, ci sono io, andiamo. Ma ci sono anch'io, di questo mi preoccupo. Dottore, calma e sangue freddo, andiamo. Come allora? Buongiorno, signorina. Buongiorno. 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 Il salaparto lo stanno aspettando, è tutto pronto. Grazie. Io come sento l'odore dell'etere. Capisco, si addormenta. No, svengo proprio. Ah, è vero, lei ha lo svenimento facile. Beatrice. Sì? Io lì dentro non ci vengo. E perché? Perché mi sento poco bene. Dottore, calma e sangue freddo. Vabbè, ma se mi sento poco bene, scusi. Le ho detto calma e sangue freddo, La parola, se no mi sento male. Va bene, aspetti qui. Oh. Non puoi entrare in questo stato. Già, non posso entrare in questo stato. Poi non ho neanche il passaporto. Ah, buona cosa. Carina questa. Il suo accendino. Ah, grazie. Nervoso, eh? Eh? Nervoso. Altro che. È la prima volta. Sì, è proprio la prima volta. Beh, non si preoccupi, sa, vedrà che è una sciocchezza. Eh già, dicono tutti così, una sciocchezza, una stupidaggine. Vorrei vedere lei al mio posto. Beh, la prima volta si capisce, c'è un po' di pensiero, poi uno piano piano si abitua e ci fa il callo. Il callo? Sì. Dice bene lei, ma si figuri che io non so nemmeno se riesco a sopravvivere al primo. Beh, esagerato, cosa dovrei dire io allora che sono al sesto parto? Ah, dottore anche lei? No, padre. Prego? Sì, la signora che è in sala parto è mia moglie, la puerpera. Aspetto il sesto figlio. Ah, lei sarebbe il marito del... Scusi, sa. Dico, ma lei aspetta il sesto figlio così calmo, tranquillo. Ma lei è un incosciente. Ma perché? Che cosa dovrei fare, scusi? Agitarsi, dimenarsi. Un papà che si rispetta quando attende un bambino si agita, si dimena. No, io non mi agito e non mi dimeno. Anzi, leggo. E io non glielo permetto. E perché? Perché è troppo comodo, caro signore. Lei prima inguaia la gente e poi dopo le legge il giornale. Scusi, sa, ma non ne bastavano 5 di figli? No! Lui deve andare a mettere nel mondo il sesto, lui. Ma insomma, che cosa succede qui? Lo domandi a lui, al prolifico. Beh, guardi, adesso mi ha seccato, signore. Dottore. Lei è un maleducato. E lei è un mandrillo. Oh, oddio, un mandrillo. Mi difendo. Dottore. Dottore, andiamo. Andiamo, dottore, si calmi, non abbia paura. Faccia piano. Cosa devo fare? Calma e sangue freddo. Momento, me sto fatto, non mi convince mica molto sto calma e sangue freddo. Ma cosa devo fare? Niente, che deve fare, dottore? Faccia l'indifferente. Dov'è il bambino? Ma deve ancora nascere, non vedi? Mangiato panettone, eh? Oh, dottore, non scherzi, sto tanto male. A chi lo dice? Ho le nausee. Anch'io. Dottore, come sta mio marito? Ah, bene, signora, bene. Benissimo. È là, tranquillo lui. Cosa vuole? Ha fatto il callo lui. Dottore! Oh, ma io... Dottore, la prego, vada di là. La prego, dottore, vada. Buona, stia calma. Stia calma, signora. Certo,
certo che glielo chiamo il dottore. Su, vedrà che appena arriva il dottore mette tutto a posto. Signorina, aspetti, aspetti un momento. Oh, ma lei, dottore? Coraggio, è nato. Bava! Buono, buono. Allegria, ragazzi. Via, Paola, io ho l'impressione che tu stia esagerando. Sarà la solita avventuretta. Naturale, sai come sono gli uomini. No, cara, purtroppo questa volta è una cosa seria. C'è di mezzo una donna molto pericolosa. La contessa Masserotti. Ah, Lady Masserotti. Ma la conosci tu? Di fama, ne ho sentito parlare al circolo. E penso che tu abbia ragione, quella è senz'altro una donna pericolosa. Oh, ma piantala tu, a sentir lui le donne sono tutte delle Salomè. No, tuo fratello dice bene, è tutto per colpa di quel maledetto studio ginecologico. Potessi almeno fargli cambiare specializzazione. Paola, se pensi che possiamo esserti utili? Ma come, se non conosciamo nemmeno suo marito? Ma cosa vuol dire questo? Senti, Paola, se mandassimo qualcuno a picchiarlo... Ma no, questo no. Potremmo cercare noi di parlare con la Masserotti. Figurati, quella negherebbe tutto. E allora sai che devi fare? Denuncialo. Almeno così vai in galera e sai dov'è e cosa fa. No, no, questo sarebbe uno scandalo. Ma se dici sempre di no a quello che diciamo, come possiamo aiutarti? Questo no, l'altro neppure. Mi sta venendo un'idea. Un'idea tale che gli farà passare per tutta la vita la voglia di fare il ginecologo. Per favore, la signorina Nicolette Courcelle. Lei chi è? Sono il dottore. Dottore. Vada, vada. Sostituto. Sostituto. Mi guardo. Guardi, non si spogli, eh? Lasci pure la radio accesa, ma non si spogli. Via, calma. No, guardi, no, non si spogli, l'ho detto. Si mette a camicetta. Vada via, prego. Aspetta, si mette a camicettina. No, così, no! No, che mi prende freddo, si copra! Voglio mica responsabilità, sa! Adesso prendiamo qui lo sfigo manometro... manometro, insomma, quel coso per la... Su, da brava, se si copra, si copra! Wow, ti ha coperta, che... Adesso controlliamo la pressione! No, no,
No, no, che si la prende la pancetta. Guarda che carattere che c'è. Calma. Dica 33. No, dove va? Scusi tanto. Senta, lei deve stare molto calma, sa? Ma guarda un po', tutti a me devono capitare. Quei 7 accidenti. 33? 33? Mannaggia, senta, signorina, guardi, io sono un dottore alle prime armi. Se lei fa così, io non riesco. Mi devo stare a sentire, per favore. Aio! Allora lei si mettesse sul piano della maleducazione. Ma guardi, se non lasci dire, ma lei non è mica una paziente educata, sa? Senta, se lei non si fa un bagno di amido, io non la visito più, va bene? Oh! Chi lo dice? Guardi il cuore qui, guardi. Ci sono due clienti di là. Due donne? No, marito e moglie. Ma che, devo visitare anche il marito? No, è una visita così, tranquilla. Ah, meno male. Mamma mia, che stremisce. Vedi il camice lì. Il ferro qui sotto. Aia. Tolga lì quella roba dall'attaccapanni, tolga il cappello. Va bene. Tolga due lei, la manica qui. Faccia presto. Sì, sì. Accidenti all'automatico qui. Avanti! Prego, accomodatevi, il dottore vi sta aspettando. L'amica del giaguaro. Vai, vai, magro. Vai. Le presento il mio posto ufficiale. Io e Dodo ci siamo sposati dall'ultimo plenilunio. Carino. E questo è Antonio. Vai. Prego, se si vogliono accomodare. Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Ma certo. Prego, si accomodi. Si accomodo. Oh, dunque vediamo un po'. Ma sa che giurerei di averla vista in qualche posto. Forse alla prima di Medea. No, deve essere stata via Monte Napoleone. Ah, Monte Napo. Sì, in una vetrina. Ma devo averlo confuso con un manichino. Oh, che simpatico lo stregone. Mago carissimo, noi siamo venuti per un consultino. Io e Dodo vorremmo avere un bebè, ma lo vorremmo avere un po' speciale, un po' esclusivo, capisci? Io non vorrei che il mio bebè assumesse quell'espressione un po' cretina che spesso aleggia sul volto di mio marito. Sono perfettamente d'accordo con lei, signora. Vede, io gradirei che il mio bebè nascesse sul tipo saraceno, ma con gli occhi sublimemente grandi. Non trova intelligente se io e Dodo per averlo andiamo in Africa? Un'ottima idea, c'è un piroscafo che parte domani per il Katanga. Però dovete fare in fretta prima che scoppi la pace, I Watussi? Che ne direbbe dei Watussi? Non sono gli uomini più belli del continente nero. I Watussoni, buoni con la poletta. Ma scusate l'indiscrezione, ma siete sicuri che vi serve un ginecologo e non uno psichiatra? Oh, ma noi vogliamo lei, noi vogliamo un mago, un grande mago. Ah, ecco dove l'equivoco, signora. Voi avete sbagliato indirizzo. Voi vi dovete rivolgere al signor Herrera. Herrera! Voi andate in via Larga al 26, alla sede dell'Internazionale Football Club. Chiedete del signor HH e vedrete che quello lì, l'oriundo, ve lo trova di sicuro. Oh, magnifico mago! È proprio l'oriundo che cerchiamo. Ho deciso, andiamo nel Perù.
Tu non hai deciso un bel niente. Andiamo in Africa. Nel Perù. Africa. Nel Perù. Africa. Io dico nel Perù. E quella figura che ti dico. Perù. Perù. Calma, calma. Perché non è andata a San Siro? Andiamo, andiamo. Andiamo nel Perù. Buono, buono, buono. Sei buono. Sia buono. Il Perù ce l'ha. E mi guardi le spalle, eh? Sì, va bene. Nel Perù! No, 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 no! Africa, ecco, Africa! Africa, Africa, Africa! Dottore, che fa? Basta, basta, Giacca! Chiedo un attrezzo! Oh, stupidone mio, ti ho ammazzato! Oh, è per un e uno! Nero. Oh, è mio dodo che voleva andare in fermo! Oh, se me la puoi già, guarda il tuo dodo, caro, guarda! Ciao, signora! Oh. Il nemico è sconfitto! Onore al nemico! Che cosa ha fatto, dottore? Oh, il telefono, il telefono! Cagneto! Cagneto! Dove sei, Cagneto? Vieni fuori, Cagneto! Che ti faccio il punto reto! Maledizione a questo dottore che non si vede mai! Io sono stanco di aspettare, capito? Papà, ti prego, io non voglio farmi visitare dal dottore, mi vergogno, andiamo via. No, figlia mia, è per il tuo bene. Per il vostro bene, non per il mio. Voi volete farmi sposare l'Ambrogio solo per i suoi soldi. Silenzio! Buongiorno. Buongiorno, dottore. Allora, com'è andata? Come prevedevo. Ah, scommetto che è svenuto. Come ha fatto a indovinarlo, poi? Ambrogio, Ambrogio. Come hai detto? Oh, mi scusi, dottore, mi è sfuggito. Oh, mi è piaciuto. Beatrice, perché non se lo lascia sfuggire ancora? Non c'è tempo. Perché? C'è un tale di là che lo sta aspettando con la moglie e la figlia. Mm? È una specie di energumeno. E dice che il dottor Setti deve fare una visita alla figlia. Mm. Deve fare una perizia. Sì, e io... E lei? Io ho detto che il dottore non c'era, ma lui si è alzato, mi ha dato uno spintone ed è entrato nello studio. Ah, le ha dato uno spintone, eh? E senta, Beatrice, per caso non è un tipo piccolino con i baffetti? Sì. Con una ragazza appariscente ma brutta, con gli occhiali? Sì, esatto. Sono suoi amici? No, sono i miei oppressori. Oh, Beatrice. Sì? Oh, mi scusi, scusi tanto. Io non sposerò mai quella ragazza. Come, come? È una cosa che le spiegherò poi a suo tempo. Ah. Adesso... li sistemo io quelli lì, un paio di forbici. Ma cosa vuole fare? Beatrice, le dimentica che io sono un sostituto, ma paravento. Forbici, per favore. Vado, vado. Oh, papà, oh, voglio andare insomma, via. Insomma, basta. Qui le operazioni le dirigo io, chiaro? Oh. Buongiorno. Mangia. Buongiorno. Lei, dottore? No, io sono il sostituto del dottor Setti. Dottor Setti non c'è, è assente.
Quando torna? Forse fra una settimana, forse fra un mese, forse fra un anno, in Svizzera. In Svizzera? Oh, e per andare in Svizzera ci mette tanto tempo? Io non capisco. Bene, bene. Beh, allora la visiti lei perché io non ho tempo da perdere. Bene, benissimo, si spogli. Su, spogliati. Si spogli, si spogli. No, per carità, non lei, è lui che si deve spogliare. Io? A che c'entro io? Per l'amor del cielo, mio cammello. Che nuovo scusi, non avevo visto la gobba. Che gobba? Ma scusi, perché vuol visitare me? È mia figlia che deve visitare. Al tempo, lei vuol forse insegnarmi il mio mestiere? Scusi, perché la perizia sia curata, io mi devo accertare che non ci siano tare ereditarie. Ma qui tare non ce ne sono, io sono peso netto. 20 kg senza osso? No, con l'osso. Buco. Ma che buco? Si vede la faccia che lei è bucata, che? Prego, s'accomodi, venga. Qui? No, si metta qui, venga. Tenga il paltò. No, dromedario. Che siamo in uno zoo, in una clinica. Su, bello, su, animo, un po' di vita, andiamo. Senti, stia fermo. E che mi ha preso per un portone? Come prevedevo, lei è tutto bucato. Come si arrabbia a dire bucato? 33? Che ne so, non ho fatto i calcoli. Bene, insufficienza di calcoli. Allora sto bene. No, lei sta malissimo. Tossisco? Sì. Accidenti, che brutta tosse che ha. Dice? Sicuri. Cosa mi consiglia? La tisana. Prego? Ci vorrebbe la tisana. Ne ho avuto abbastanza di quello che ho visto in televisione. Ma che c'è? Ancora la pisana. Sempre decotto, Ma che c'è? Prego? Si distenda. Cosa mi fa adesso? Si rilassi. Vada da Gino e mi raccomando sereno, il filo. Adesso ci penso io. Male, ha spostato la vista. Vede che lei è malato l'intestino. Venga, ci vuole un rimedio immediato. Non sarà mica la sedia elettrica. Apra la bocca. Sì. Soda, bravo. Così, bello. Poverino. Accidenti, cosa mi avete dato da bere? Olio di ricino. Maledetto nostalgico. Vita non ce l'ha per apologia. E di fuggire. E le reni. No, le reni no. Mi a proposito, come andiamo, reni? Non so, io ho un guido reni a casa, ma non so se è autentico. Controlliamo subito. Si volti? Si pieghi davanti? Si pieghi davanti? Avanti, si pieghi. Le ho detto di piegarsi. Andiamo. Ma questo non ce la faccio. È possibile che lei non ce la faccia? Oddio, vuoi vedere che sono malato sul serio? Ai, ho paura di sì. Ha mai accusato lei delle fitte al cervello? Non lo so, qualche volta capita a tutti, credo. Ci pensi. Oh, mal di testa. Accusata la fitta? Porbacco, ma vengono così repentini. Ah, sì, è sempre così. Un momento, è stato lei. Ai. Che c'è? Maria di persecuzione. Povero Giovanni, sta molto male. Dottore, crede che si salverà? Cara signorina, è molto improbabile. Cosa vuole un uomo stremato nelle sue forze? Stremato sarà lei. Io sono come Barabba. Io incomincio dove gli altri finiscono, sa? Lei è un Barabba rimbambito, caro signore. Guardi che io la do un pugno sulla faccia, che la faccio cancellare dall'anagrafe, sa? Sì, sul viso, per forza. Bersaglio troppo facile, troppo sicuro, troppo grosso. Anche bersagli più piccoli. Sì, allora provi a dare un pugno qui. Facilissimo. 1, 2, 3. Mancanza assoluta di riflessi. Non c'è minuto da perdere, prego, si accomodi. Venga. Sì. Che cosa fa adesso? Che cos'è quell'arnese? Apra la bocca? Gli ho detto apra la bocca! Sì. No, non così, io resto fuori, sa. Lei porta le mutande di cotone, vero? Come lo sa? Si vedono. Lei invece deve portare le mutande di lana. Forse per i rimedi? No, per la sciatica. Sciatica? Sì, signore, lei ha una sciatica infettiva. Pure la sciatica? Sì, signore. Sciatica o non sciatica? Qui predomina il mal di pancia. L'olio. Ne vuole ancora? No, per l'amor del cielo, non è abbastanza quello che mi ha dato. Io me ne vado. No, un momento, la visita non è ancora finita. Io me ne vado lo stesso. Ma io devo visitare ancora sua figlia. Che mi frega di mia figlia! Andiamo! Giovanni! Un momento, c'è da mettere il dromedario sopra le fasce. Vale, via, signora! Vale, via, zia, Giovanni! Via! Via!
Beatrice, ho vinto! Li ho eliminati per sempre! Finalmente libero, io dottore. Sì, speriamo che non trovi occupato lui. Oh. Pronto? Sì, studio del dottor Setti. Chi parla? Ah, buongiorno, signora. No, il dottore non c'è. C'è il suo sostituto. Sì, va bene, l'avverto subito. Arrivederla. Beatrice? Sì? Sì, che è? Un'altra visita. Oh. No, Beatrice, un'altra visita, io non ce la faccio più. Ambrogio? Calma e sangue freddo. Dottore. Buonasera, signora. Buonasera, dottore, finalmente. Si dica. Venga, dottore, venga, venga a vedere che cosa è successo. Una cosa terribile, terribile, se sapesse, se sapesse. E se non mi dici niente, come faccio a sapere? Ha ragione, guardi. È morto? No, no. È solo addormentato, ma non riesco a svegliarlo. Vabbè, allora mettiamolo a letto e aspettiamo che si svegli. Ma dottore, la prego. Non capisce che se arriva mio marito... Ma perché? Questo chi è? Un mio amico. Ah? Ha preso una forte dose di barbiturici in un momento di sconforto. Capisco, capisco, eh? Questi amici che girano per casa mangiano barbiturici come se fossero confetti. Qui ci vuole un dottore. Perché? Lei chi è? Ah, già, un dottore. Sono il sostituto del dottor Setti. Poi là. Ehi, su un anno, su un po' io. Ma non lo tratti su, così! Bello, su, dottore, ehi. Non lo tratti così! Come lo devo trattare, scusi, se non si sveglia? Ma non in questo modo, ci sarà un sistema un po' meno violento, no? Non ci so, provi un'iniezione, una lavanda, qualche cosa. Sì, qualche cosa di meno violento, ci mettiamo una suppostina di metano. Dottore, mio marito. Cosa facciamo adesso che si fa, dottore? Non lo so, non ne ho l'idea. Dottore, mi aiuti per carità, lei non conosce mio marito. Non voglio neanche avere questo piacere. Dottore, per carità, la scongiuro. Vabbè, stia calma, facciamo una cosa, ci penso io. Adesso lei vada incontro, Sì. E lo intrattenga e mi assecondi, vada. Urca malura. Ciao, cara. Ciao. Come mai ci hai messo tanto tempo ad aprire? Ma sai, veramente c'è il dottore. Il dottore? Perché ti senti male? Sì, no. Ma sai, però ho pensato che era meglio... Il dottore. Buonasera. Buonasera. Il dottore. Io sono il marito della signora. Ah sì? Che bravo. Lei è il dottore? Ambrogio Carugatti di Angelo, sono il sostituto del dottor Setti. Ah, il dottor Setti? Sì. Il ginecologo. Il ginecologo? Ma allora è vero. Aspetta un bambino. No, io sono grasso così per natura. Ma non dico di lei, dico di mia moglie. Beh, se lo dice lei. Come se lo dico io? Lei è il dottore, è lei che mi deve dire tutto. Ma come è successo? Non so, non vorrei entrare nei particolari, non ci tengo, ecco. Ci entri pure. No, io non dico niente. Come sarebbe a dire? Voglio dire che non mi pronuncio. No, lei si deve pronunciare. In fondo io sono il padre. Sono il padre, Ma... Questo è il più bel giorno della mia vita. Sì, ma non vorrei che fosse anche l'ultimo giorno della sua vita. Ma che dice, dottore? No, come si può essere più felici di me? Scusi se mi permetto, ma lei ha una faccia che non mi piace. È bella la sua, dottore. Bello, dottore. Chi mi ha portato la bella notizia? Ma non mi frega i canini, per favore. Bello, simpatico. Queste sono belle notizie. Sì, vabbè, ma adesso dia retta a me. Lei si prende due bei tranquillanti, Tranquillanti? Ma dia retta a me. Perché, dottore, io sono tranquillissimo. Sono felice. Non la rilassa, non prenda. E io le prendo per farla contenta. Dottore, ma glielo dico prima. A me i tranquillanti mi fanno un baffo. E figuriamoci, in un giorno come questo io sono così felice. Sono così felice. Permetti. Prego. Ma che cosa gli ha dato? Le pillole del suo amico, signora. Dico, a questo qui ci pensa lei, vero? Sì, ci penso io, ma Paolino chi ci pensa? Paolino? Lui. Presto, dottore, presto, mi raccomando, faccia presto, sennò questo si sveglia. Bene. Presto! Calma, urca, se pesa! Aio! Thank you.
si sta preoccupando inutilmente. Lei sta benissimo. Si può anche rivestire. Dottore, e la tosse bronchiale? E i riflessi lenti? Ma che tosse, ma che riflessi? Mai visto un soggetto così sano. Come? Ah, non ho i reni in disordine io? Non ho il fegato a pezzi? Non sono un uomo scremato, eh? Ma chi le ha detto una bestialità simile? Lei sta meglio di me. Guardi che mio padre le ha detto che sta male. Signori, signori, per favore, state dicendo un'infinità di sciocchezze. Ah, me l'ha detto un suo collega, un luminaro, un vero professore. Ma non è possibile. Lei si è fatto visitare da un veterinario. Cosa vorrebbe dire, che io sono un cavallo? Ma che dice? E i riflessi nervosi e la mania di persecuzione. Sciocchezze. Lei è sicuro di quello che dice? Io sono un medico, non un ciarlatano. Allora il ciarlatano è quell'altro. Già. Io. Adesso l'arrangio io. Famiglia, andiamo a farlo cancellare dall'anagrafe. Dottore, che cosa fa? Niente, giocavo a teste croce. Devo mettere le medicine? No. No, è no, compito mio. Faccio io, mi diverte tanto. No. Mi mettono a posto le medicinelle. Ma poi sente, suonano la porta. Vado ad aprire. Ehi, su. Tutto perché non ho il coraggio di dirlo a Beatrice. Ma se anche l'avessi, dove lo trovo il tempo? Qui non ti danno il tempo di respirare. Oh, uffa. Dottore, sì? Il conte Massarotti chiede di essere ricevuto. Ma perché Beatrice è così in apprensione? Perché è il marito della contessa. È giusto, Massarotti lui, Massarotti lei, ma è vivo? Certo che è vivo, altrimenti non sarebbe qui. Non sarebbe il solo. Beatrice. Sì. Beatrice, Lo faccio... Lo faccia passare. No? Lo faccio passare, sì. Ma il dottor Setti... Il dottor Setti non c'è, io sono sostituto. Va bene, allora lo faccio passare. Ecco, avanti! Il conte Massarotti. Sì. Permette, io sono il conte Edoardo Massarotti. Tanto piacere. No, non si spogli e mi dica che disturbi sente. No, guardi, io sto benissimo. Meno male, allora tanto piacere di averla conosciuta, arrivederci. No, un momento, io sto benissimo, è mia moglie che sta male. No, guardi, sua moglie sta benissimo. Ma come fa a saperlo lei? No, io non so niente, ma sa, vedendo lei così florido, così ben portante, io ho opinato. No, guardi, lei non opini proprio niente, no. E mi stia a sentire. Lo dico, ma è necessario. Necessarissimo. Vabbè, allora stia comoda e dica. Mia moglie. Sì? Da un po' di tempo... Non è più lei. Capisco, una questione di ormoni. Lei prende il pollo al supermercato? Ma scusi, cosa c'entrano i polli? Vai sapere, scusi. Dottore, sì. Da un po' di tempo mia moglie è assente, fredda. La mia Daddy. Chi è? Come chi è? Mia moglie? Ah, no? Scusi. Forse è affetta da un male terribile. Forse vuol nascondermi la verità. Mi dica, dottor Setti... C'è speranza di salvarlo. No, un momento, guardi, io non sono il dottor Setti, sa. Io sono soltanto il sostituto. Il dottor Setti momentaneamente è assente. È a San Moritz. A San Moritz? Ma anche la mia Daddy è a San Moritz. Ah, sì? Ma allora non è sola. No, altro che... Che brava persona è questo dottor Setti. Scommetto che è andato a San Moritz per occuparsi di mia moglie. Ecco, bravo, ha vinto la scommessa. Io devo correre, devo correre a ringraziare. No, dove va? A San Moritz? No. E perché? No. Perché sua moglie in questo momento si sta curando e ha bisogno di tranquillità e non può preoccuparsi anche di lei, le pare. Sì, ma io devo ringraziarlo, questo benefattore di mia moglie. Capisco, signor Conte, ma stia tranquillo perché guardi sua moglie è in buone mani. Grazie, dottore, grazie anche a lei. Non c'è di che, lei... per carità. Mi permette di telefonare a mia moglie? Come no? Si accomodi. Grazie, molto gentile. Prego, si accomodi. Il centralino, eh? Ecco, grazie, conte. Grazie, signorina. Pronto? Pronto? Sì, mi dia St. Moritz, per cortesia. Hotel Regina. Sì, il numero. Il numero di qui. Che numero? 325-355. 325-555. 3, 2, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5.
capito? Sì, è certo. Urgentissima, la prego. Sì, io attendo qui all'apparecchio. Grazie, grazie. Chissà come si sente sola la mia lei. Scommetto che sarà felicissima di sentirmi. Ha perso la scommessa. Come? No. Pronto? Pronto? Sì, Hotel Regina. Sì, vorrei parlare con la contessa Masserotti. Mi dispiace, signore. La signora contessa è partita un'ora fa con suo marito. Chi? Suo marito? Sì, suo marito. Il dottore, quello con la barbetta. Il dottore con la barbetta? Buongiorno. Il dottor Setti ha la barba. Come? Il dottor Setti ha la barba? No. Sì, come no? C'è la barbetta, c'è anche i baffettini, dottor Setti. Ah, la barbetta, i baffetti, porco! Il dottor Setti è un porco! La barbetta. Maledetta, maledetta! Dopo tutto quello che ho fatto per lei, l'ho tolta dalla strada, capisci? Ha fatto bene col traffico che c'è. Io li ammazzo, io li ammazzo! Oddio, mi sento male! Mi sento male! Mi parlo! Siete male? Dottore, un calmante, presto, presto! Dove lo metto? L'armadio completo! No! Stop, stop! No, se cerca le pillole sono lì nel cassettino. Va bene, va bene. Bravo, bene. Pronto? Venga. Su, prenda le pilloline, apra bene la bocca, su. Prenda tutto il tubetto, sbaglia più. Bravo, su adesso, su. Bravo. Come si sente, Meglio. Meglio, sento una bella musica. Gli uccellini che cinguizzano. Belle erbette verdi. L'effetto delle pilloline, belle così. Bravo, adesso calmo, Che bello. Sì, è bello rilassato, sì. Bel calmo. Sì. Non pensi più alla sua signora. No. A Saint Moritz. No, a dottor Setti. Dottor Setti. Specialmente la barba del dottor Setti, La barba! La barba del dottore! L'ammazzo! L'ammazzo! Beatrice, ho voluto attraversare la barba, attraversare la strada! Oh! Per quello non ci vogliono i tranquillanti! Bisogna limargli le corda, quello lì! So io cosa ci vuole per quello lì! Il forcepe ci vuole! Come? No, dicevo per una signora un po' turbolenta, ma adesso l'ho calmata. Prego, se si vuole accomodare, prego. Insomma, vuole accomodarsi nel mio studio? Grazie. Prego. Poi là. Signora, si metta pure grazie. In libertà. Così lei sarebbe il famoso medico delle donne. Sì, oggi anche in confezione spray. Proprio come dicevano, chic e spiritoso. Vox populi, con quel che segue. E modesto anche. Insomma, ci si arrangicchia, vero? Veniamo dunque, signora. Mi dica la ragione della sua visita. Dottore, sì? Sono molto imbarazzata. Capisco. Ha provato con questi? Di solito danno ottimi risultati. Oh, no, volevo dire che è molto imbarazzante spogliarsi davanti a un giovane uomo, anche se è un medico. Specie se è veglioccio. Mi ha visto senza occhiali, signora? Vedo che lei capisce. Anch'io, signora, un tempo ero, come dice lei, sempre imbarazzato, ma adesso piano piano mi sto facendo il callo. Ha presente? So. La prego, mia giovane incauta signora, se vuole di là c'è il paravento. Oh, no, per me va bene anche qua. Allora, dietro il paravento ci vado io. Ma come? Se ha detto che ci ha fatto il callo? No, un momento, precisiamo. Ho detto che ci sto facendo il callo, ma non sono ancora incallito. Ecco, io sono solo un paravento. Io sono il paravento! Ha una bella voce, dottore. Grazie, voglio... Sono pronta, dottore. Io? No. Dottore? Venga. Momento, signora.
Mi preparo. Ma che succede, dottore? Perché non esce? Momento, signora. Ho dimenticato gli antinebbia. Se si vuole accomodare, si distenda. Grazie. Se può. Beh, dunque, veniamo al sodo, eh? Oh, dottore, dottore, io passo tutte le mie notti insonni, sola, disperatamente sola. Suo marito fa la guardia notturna? No, mio marito mi trascura. Che sciupone suo marito. Oh, dottore, io mi trovo sull'orlo dell'esaurimento, sull'orlo della follia. Lei deve prescrivermi qualcosa. Madama vuole una cura urto? Oh, sì. Qualcosa di violento? Mm. Ebbene, 600883. Che cosa sono, vitamine? No, sono i numeri del mio telefono. Ah, ma che simpatico, vero? Che simpatico. Dottore. Oh, ce l'ho, mio marito. Ah, no, no, è Beatrice, la mia assistente. Beatrice, non vede che sto visitando la signora? Va bene, dottore. Andiamo. Mi scusi. Dunque, dove eravamo rimasti? Al telefono, signora, io ricevo sempre dalle 24 alle 6 tutti i giorni, i feriali, anche negli orari della mutua dopo. Oh, dottore, io sono nelle sue mani, faccia di me quello che vuole. D'accordo, è che non so da che parte cominciare. Ah, c'è lo mio marito! Dottore! No, è sempre la mia assistente, Beatrice, cosa c'è? Dottore, c'è un signore di là. Ma cosa vuole? Non ho tempo adesso, vede che sto visitando la signora. Ma dottore... Vabbè, ma gli dia un pulgantino, lo faccia andare via, già che c'è, vada anche lei. Ma vuole entrare, insiste. Ma non ho tempo, le ho detto, dopo, vado, va anche bene. Lei. Me ne vado. Oh, insomma, tutte queste porte che si aprono, si chiudono, sembra l'inizio di Carosello. Oh, Carosello, buona questa. E dopo Carosello, chiudi ad Anna. Oh, ma che mattacchione. C'è la mio marito! Insomma, Beatrice, se ne vada, per favore, su! Mascalzone! Beatrice, se ne vada, per favore! Disgraziato! Chi è? La guardia notturna! Vieni un po' qua, vieni qui! Io t'ammazzo! Mi hanno detto così, lei è piccino a forzuto. Esatto! Oh, scusi, io sono l'esercizio delle mie funzioni! Bella serietà professionale, lei non è un medico! Sì, lo so, sono un paravento sostituto. No, lei è un maiale. Beh, sarò un maiale, ma sempre il paravento. È un maiale lo stesso. Beh, se insiste. Insisto. E tu, fila via. Sì, sì. Vuoi fare i miei conti? Guardi, c'è di là l'animale della signora. Momento. Hai visto come sono stata brava, adesso eh? Gli metto una paura che non ti dico. Sì. Ecco la bestia qua. A me. Ha fatto rivedere la signora. Non credo. Tu fila a casa. Non credo, Giovanotto. Ma perché, scusi? Perché io adesso t'ammazzo. Ma lei passa addirittura le armi. Sì. Ma io non ho mica fatto niente. Silenzio. Io sono un dottore. Silenzio, recita le tue preghiere. Fra due minuti io ti ammazzo. Fra due minuti? Sì. Ma lei è matto, scusi, sa. Dove vai? Vado a controllare gli orologi. Non credo sia necessario, il mio spacca. Recita le tue preghiere. Ti dà fastidio? Sì, un po' il mirino sotto... Lo limiamo. Limiamo il mirino, eh? Senta, guardi, io... Recita le tue preghiere. No, volevo dire che a sua moglie io non ho fatto assolutamente niente. È venuta qui, mi ha detto cosa vuole, io soffro di insonnia. Mio marito fa la guardia notturna, mi trascura un po', passa i momenti terribili, insomma, di insonnia... Silenzio! Scusi, ma lei ce l'ha almeno il porto d'armi? No. Allora lo sa che se lei mi uccide senza il porto d'armi va a rischio di pagare una bella multa? Ma io non la pago. Ah, capisco, lei ha delle conoscenze in comune. No, non conosco nessuno, ma io mi ucciderò dopo di te. Non posso sopravvivere all'onta subita. Ah, capisco. Allora guardi, si spari prima lei che per me va bene lo stesso. Ah, no, niente affatto. Sarà la sorte a decidere chi di noi due morirà per primo. Lasciate. Conosci il duello alla russa? No, conosco soltanto l'insalata russa e per la verità mi fa schifo anche quello. Ti spiego il duello alla russa, è semplicissimo, guarda, si prende la pallottola e si mette qui. Sì. Poi si chiude. Sì. Si fa girare 5, 6, 7, 8 volte il tamburo. Tamburo. E poi si spara una volta per uno, un colpo a te, un colpo a me, un colpo a te, un colpo a me, pim pum pim pam. Parati! Momento, scusi! Guardi, io vorrei... Lei sta scherzando, ma io vorrei spiegarle che io a sua moglie non ho fatto assolutamente niente. Lei non sta qui, dice, guarda, mio marito fa guardia notturna. D'accordo, tu a mia moglie non hai fatto niente. Oh! Però ti spari lo stesso. Su, coraggio. È un cannone questo qui. Vabbè, ma non ti preoccupare, non fa molto male. Cannone di Navarini. Lo so, l'ho visto anch'io. Senta, non si potrebbe mica bere un bicchierino così tanto per... Sì, beviamo, beviamo pure un bicchierino. C'è un bar qui di fronte. No. Non hai una bottiglia in casa? No, ma che... Dove? C'ho anche lettere. Andiamo, beviamo. Vai. Mai? Sì, prima io, si accomodi. Bello, eh? Autentico. Ottimo, bello. Autentico friulano. Perbacco. Posso bere? Sì. Un goccetto.
Alla salute. Bacci piano, basta. Basta non esagerare. Sparati. Dio proprio. Ma guarda che io sua moglie non ho fatto niente. Sì, lo so, meglio. Sì, lo so, però intanto mi tocca spararmi sì, lo stesso. Sì, sì, ti devi sparare lo stesso. Prego, prima tu. Duello russa? Alla russa. Hopla, vodka. Fatto. Ho fatto click. Io ho fatto. Adesso tocca a me. Adesso tocca a lei. Sì, adesso tocca a me. Senza paura. Senza paura. Pronto? Pronto. Click. Posso? Prego, prego. Sempre alla tua salute. Basta. Colpettino, per favore. Colpettino. Bello, secco, ting, pan. Senta, perché non bevo un goccio? Evviva! Viva! Click ha fatto. Adesso tocca a me. Adesso tocca a lei. Senza paura, facciamo gli eroi per Bacco. Senza paura. Non temiamo. Non temiamo la paura. Pronto? Via! Silenzio. Ehi, click. Non temere, stavolta spara di sicuro, non posso sbagliare. Vai. Il colpo è pronto. Alto, giovanotto, basta morire ubriaco e triste, basta. Aspetta, un momento. Un altro goccio beve, niente paura. Scusa, qua basta. Ha mica pagato lei, non scusi. Baiano. Adesso spariamo. Coraggio, siamo calmi, pronti, sì, siamo via. Calmi, pronti. Alla salute. La tua testa è lì. La mia testa è qui, alla salute. Scusa un goccio. Sparati però, presto, eh. Ancora un sorso viene di pararti. Che? Ora ci siamo, adesso il colpo è qui. Altro sorsolino. Vabbè, ma io non ho mica fatto niente, sua moglie. Lo so, ma comunque mio marito fa la guardia notturna e mi trascuore. Adesso mi spoglio così. No, ma smetti, ti ho detto che devi fare silenzio. Devi fare silenzio e spararti. No, io non mi sparo, ecco. Duello alla russa. Non mi sparo, io c'ho paura, ecco. Asciugati. Rido. Perché ridi? Perché lo scherzo che ha organizzato tua moglie è riuscito perfettamente. Alla russa! Cos'è che dici? Che scherzo è che ha combinato mia moglie? Paola Setti è tua moglie. Paola Setti mia moglie. Sì, signore Giovanotto. Uè, cos'è che ha combinato Paola Setti? Che Paola e mia sorella hanno organizzato lo scherzo per farti così impaurire. Ah, quella che è uscita non è tua moglie? No, signore. E ora che ha mandato Paola Setti? Da Paola Setti. Saluta la russa. Fammi bere, Paola. Che scherzo, ragazzi. Russa, pum! E se son palla come una strada. Vinoso, il fiasco lievi. La clinica di San Fabiano è la più importante della città. Non può rimanere senza primario. Insomma, signorina, quello che io voglio da lei è che mi trovi un medico di chiara fama per la mia clinica. Ci sarebbe il professor Tobia, ex primario degli ospedali riuniti. No, quello è antipatico. Io voglio un medico di chiara fama, ma brillante e soprattutto simpatico. Ma allora c'è il dottor Roberto Setti. Il ginecologo? Sì, è un medico alla moda, molto ricercato dalla gente bene. Lei lo conosce personalmente? No, non ho avuto questo piacere, ma ne parlano tutti talmente bene, specie le signore. E allora vada a trovarlo. E cerchi di rendersi conto, con molto tatto e discrezione, della sua serietà e soprattutto delle sue capacità professionali. Stia tranquillo, vado subito, commendatore. Sì, sì. Sì, no, oggi il dottore non può. È occupatissimo. Occupatissimo. Ma di che si tratta? Ah, va bene, ma allora posso venire io. Sì, sì, vengo subito. Arrivederla. Mi sento poco bene. Su, dottore, beva. Mi sento poco bene. Vedrà che questo le farà bene. Mi sento poco bene. Ecco, beva questo. Beva, che le farà bene. Lasciasci sopra il naso. Su. Beatrice. Sì? Ma visto cosa mi ha combinato quella Paola Setti? Che? Lo so, me l'ha detto. Cattiva quella Paola Setti. Brutta. Ma perché voi donne siete tutte così gelose? Perché voi uomini siete degli sporcaccioni. Anche lei, Beatrice, è gelosa? Mm.
Ma io non sono sporcaccione. Io sono un bravo ragazzo. Bravo ragazzo. E poi Beatrice? Sì? Ti voglio tanto bene, sai? Beatrice? Lo so, lo so. Beatrice, mi dà un bacetto. Ma no, qui, un bacetto qui. No, altrimenti lei sviene. Su, io adesso devo andare. Beatrice, eh? Bacetto, Beatrice. E beva questo che le farà bene, eh? Grazie. Che se vuole, cattivo come un povero, senti. Mi mandi le persone così, Paola, senti, la prima che mi scapita qui che davanti, che so che me l'hai mandata, tu guarda, io l'ammasso, guarda. Io l'ammasso. Permesso? Permesso? Buongiorno, scusi, io non volevo disturbare, ma ho trovato la porta aperta e di là non c'è nessuno. E allora eccomi qua. Oh. Balenottero mongolfiero. Aspetta, mi rialzo e vengo. Allora, mi dica. Ecco, dottore, io le devo sottoporre una questione molto delicata. Sì. Che dicevo, sono incaricata di saggiare i suoi metodi per sottoporre la sua candidatura quale primario della clinica Santo Piano. Le cose... Piano, scusi! Se parla così in ferro non capisco un tubo. Prego. Grazie. Sia come. Vuoi di acqua? No, grazie. Puoi citrato? Oh, no. Fa fare il routino. Ecco, dottore, sì. Le dicevo, io sono incaricata di saggiare i suoi metodi per sottoporre la sua candidatura quale primario della clinica di San Fabiano. San Fabiano ha bisogno di un primario? Sì. E chi di me? Noi abbiamo pensato a lei. Conosce Paola Setti? Oh, e come no, è sua moglie. Spia. Come? Psst. Io? Il nemico ti ascolta. Lei lo sa che Paola Setti è gelosa? Lo sarà come tutte le altre mogli. No! No. Le altre mogli non organizzano il duello alla russa. Pam, pam, pam. Uno a te, il tamburo. Pam, pam, pam. No! Abbasso Paola Setti! Ma che dice, dottore? Lo sa perché Paola Setti è gelosa? No. Non lo sa perché Paola Setti è gelosa? No. Perché io piaccio. Lei? Sì, sono un ganimede. Sono un porco senza barba. Dottore, ma che ha? Si sente no! male? No, sto benissimo. E tu mi piaci da morire, fufa. Ma io ero venuta per assaggiare la sua serietà professionale. E ora assaggiami e diveremo amici, vai. Si mette in borghese? Su, su, Bea, su, su, nana, su. Penuria d'anguria, penuria di melon, penuria d'anguria e penuria di melon. Angurio la mia, baciami! Io voglio tanti, tanti baci! Uè, ma tanti baci da morire! Mi piace tanto da impazzire! Parliamo insieme! Io voglio tanti, tanti baci! Ma tanti baci da morire! E chi è questo? Baci la Polino! Baci la Polino, baci! Oddio! 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 Lei non è un dottore! Lei è un criminale! Penuria d'anguria, e nemmeno io! La denuncerò, la farò arrestare! Assassino! 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 Assassino!
Bravo, poverino, bravo. Sei un amico, bravo. E vai su, fai un anno, poverino. Paola Setti, la mia giustizia è quasi fatta. Non insista, avvocato. Io ammazzerò quel dottor Setti, amante della contessa mia moglie. Ma conte Masserotti, io sono il suo legale. La prego di riflettere. Un omicidio significa l'ergastolo, la morte civile. Ma è inutile, insistere. Niente mi farà deflettere. La mia decisione è irrevocabile. Io l'ammazzo. Ma pensi alle conseguenze del suo gesto, ai tribunali, allo scandalo. Ma è lei che ci deve pensare a queste cose, eh? O non è il mio avvocato? Sì, certo. È lei che deve levarmi dagli impicci. Oh! Oh, buongiorno, signora Paola. Bentornata. Buongiorno, Beatrice. Mio marito non c'è? No, non ancora, signora. Ma sarà qui da un momento all'altro. Ma come? È quasi mezzogiorno? E mio marito non è in studio? Guardami negli occhi, Beatrice. Dov'è Roberto? Ma, signora, non saprei cosa dire. Sarà bene che tu mi dica la verità, Beatrice. Ieri mattina il dottore ha dovuto recarsi a fare una visita fuori Milano. Fuori Milano, eh? E allora con chi si è ubriacato, Lucio Tivolis? Come dice? No, no, niente. Proseguiamo. E chi era la cliente? La contessa Masserotti. Oh, va bene. La Dedi Masserotti, quella spregiudicata cacciatrice di mariti. E così il caro maritino non si fa scrupolo di abbandonare lo studio per raggiungere l'amante. Oh, no, questo non è vero, signora. Ha provveduto a mettere un sostituto. Oh, bene. Ora capisco. Chi è il sostituto? È un suo amico d'infanzia, un bel tipo, alto, robusto. Sostituto, amico d'infanzia, bel tipo, forte? Sì. Alto? È quello che ci vuole. Annunciami pure a lui. Ma che cosa vuole fare, signora Paola? Rendere la pariglia al caro maritino e proprio col suo migliore amico. No, questo niente no. Niente interferenze, Beatrice, prego. Di al dottore che c'è una cliente che tu conosci molto bene. Quello che ti pare. Ma... Su, Beatrice, sei ancora qui? Muoviti. Vai, no, muoviti. E questo continua a dormire, svegliati, su. Dai lì allora. Avanti! Permesso? Sì, cosa c'è? Il dottore, c'è di là una cliente. Bene, bene. Ma lei non vuole visitarla, vero? Come sarebbe a dire non voglio visitarla? Sono qui apposta per visitarla. No, Si spoglia questa? Come? No, questa no. Come sarebbe no? La facciamo spogliare, ma ci mancherebbe anche questa. La faccia passare, andiamo, Beatrice, su. Non mi faccia arrabbiare, La faccio passare? Sono sostituto o no? Accidentaccio. Oh. Buongiorno signora. Salve dottore. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è il sostituto del dottor Setti, sostituto, no? E amico del dottor Setti. Anch'io sono molto amica del dottor Setti. Per servirla, mi dica. Bene, e allora lo sostituisca. Già, come medico o come amico? Beh, diciamo pure come medico. Beh, allora, un momento, scusi. Lei passa subito a via di fatto. Ragioniamo, no? Sì, ragioniamo. No, vabbè, ma ragioniamo vestiti. E va bene. Vede, dottore, sì? Io non sono malata nel fisico. Ero. Sono malata nella psiche. Ah, ho capito, lei è malata nella psiche. Sì, esatto, deve sapere che l'anno scorso... A Marienbad? No, a San Siro. Ho perduto mio marito alle corse. E l'ha giocato vincente o piazzato? Scusi. Non ho capito, dottore. Mio marito è morto di un colpo l'estate scorsa. Oh. E dopo la sua scomparsa ho scoperto che mi tradiva. Anche dopo morto? Oela, però, che spiritaccio! Ma no, chi ha capito, dottore? Quando era vivo... Tutti uguali questi uomini. Mariti amanti muoiono tutti quanti, vero Paolino? Sì. Comunque, io voglio placare questa mia sete di vendetta con il vecchio detto... occhio per occhio, dente per dente. Ho capito, signora. Lei, oltre che essere malata nella psiche, ha bisogno dell'indirizzo di un buon dentista e di un buon oculista. La servo subito, signora. Cerchiamo subito l'indirizzo di un buon dentista e di un buon oculista per la signora... malata della psiche. Qui non c'è il cassetto. Questo è chiuso, questo è aperto, ma non c'è niente. Riesco a trovare. Vai là. Allora? Signora, si compra la psiche che si raffredda, signora. Vai là. Dottore. Sì?
Venga subito. Non posso, sono le prese con la signora. Dottore, venga, presto. Ma mi dica qui. Non posso, di qua. Insomma, Beatrice, uffa, che noiosa. Venga. Beatrice, lei non ha il senso dell'opportunità. Si vergogni, lei è un bruto. No, solo che ora non svengo più. Mi sono tolto di rosso il complesso freudiano del camice. Ma non faccia lo spiritoso, venga di qua e chiuda subito la porta. Roberto! Ambrogio, oh, benissimo, come va? Come Ambrogione? Com'è andata? Com'è andata con la contessa? Ah, oh, benissimo, che donna, ti dirò. Ma perché stiamo a parlare di la porta? Lasciami stare. Fa caldo di là. C'è una donnina di là, ti dico una cosa. Una donna meravigliosa! È una tua cliente. È quella malata psiche, quella che ha perso il marito alle corse. La conosci molto bene, la tua cliente. Vecchia cliente. Oh, bella donna. No, Roberto, non lasciamo visitare a me. Poi Roberto l'ultimo esita. D'accordo. Lo dico, la fai fare a me, vero? Stai tranquillo. Sai quel cibo un po' interessante con sotto, con sotto, sì, ho capito. Come si ora? Prego, prego. No, eravamo mica d'accordo. Vergognato! Bentornato, dottore, spero di non disturbare. Roberto, ma per carità, che disturba? È lui che disturba, lei è una paziente. Roberto, ti prego, tela, per favore, fila. La visito io, la visiti tu, scusa. Sta zitto, tu, imbecille! E tu, vestiti, ti ho detto! Ma neanche per sogno, io non ti permetto di interferire nella visita della signora. La signora ha mica chiesto un consulto, la prego, signora. Stia pure spogliata. D'accordo, dottore. Ambrogio, piantala di quel cretino! Deficiente! Uè! Adesso non ti permetto mica di offendermi. Basta, ne ho abbastanza. Vattene via, Ambrogio. Vattene via. Come vai via? Ah, questo sarebbe per ringraziamento. Ah, sei carino, sei molto gentile. Non dico mica per la visita, Fattela pure, la signora. Fatti questa visita. E da questo è il principio. Questa sarebbe la mia amicizia. Questo sarebbe il vero ringraziamento dopo tutto quello che io ho fatto per te. Lo vedo quello che hai fatto sì, per me. Sì, ho fatto molto per te. Troppo fatto. Sì. Ma io non ti permetto, sai, è tutto per che cosa? Per una donnina spogliata, frivola, malata di psiche. Io me ne vado! Sì, fattene. Signore, ma che non ti venga mai più in mente, sa? Mai più di domandarmi un favore, hai capito? Mai più! Fossi matto! No, il matto sono stato io ad accettare! Ma me l'avevano detto, se me l'avevano detto, no, mi lasci dire, lasci che spifere. Che cosa ti avevano detto? Che sei un Casanova, ah, sì. Un Ganimede, un Don Giovanni, un porco con la barba! Ambrogio! Ha ragione tua moglie! Ah, sì, ha ragione sua moglie! Grazie, dottore. No, guardi, lei stia zitta perché lei non c'entra niente, scusi, eh? Io sono la moglie. Questo non ha importanza. Come? Io sono Paola Setti. Tua moglie? Sì, sua moglie. Già, mia moglie. E tu sei l'unico imbecille che non l'ha capito. Già. Allora, signora, io chiedo scusa, ma spogliate, siete tutti uguali. E adesso mi spiegherai il tuo comportamento, vero? No, Roberto, sei tu che devi spiegare a me. Ah, sì? Questa volta basta. Hai la bella faccia rossa, proprio sai. Non sicuro. Come cosa? Fatto trovare nuda di fronte a un uomo che non conosco. Certo. Vorrei sapere... Cosa? No, io vorrei che voi aveste la bontà di spiegare qualche cosa anche a me, vero? Qui non c'è niente da spiegare. Cioè, che in tutta questa faccenda l'unica persona che ci va di mezzo è lei, povero Ambrogio. Grazie, Beatrice. Grazie, un corno! Dov'è? Dov'è? Ma dov'è questo dottor Setti? Dov'è? A proposito di corno... Il dottor Setti? Sono io, è lui! È lui, quello della barba! Ma un momento, calma! Che guante! Si raccomando, ma che c'è un equivoco? No. L'avete ammazzato? Ma che ammazzato? Se la caverà soltanto con un bel corno, più corno meno. C'è nessuno qui? Polizia! Disà la polizia! Ci presto, nascondiamolo di là! Dove lo mettiamo? Prego, di là! Accidenti, come pesa questo conte? Che conte pesante che è! Dov'è il dottor Setti? Cosa volete dal dottor Setti? Sono io il dottor Setti. E io sono sostituto. Dottor Setti, la dichiaro in arresto. Perquisite la casa. Va bene. Ma perché? Sono in arresto. Lei è accusato di occultamento di cadavere. Cadavere? Sì. Ma che cadavere? Hai visto qualche cadavere? Tu? No. Questo lo vedremo poi. Vedremo che... Maresciallo, il cadavere è qui dietro. Ah. Ha visto che c'era il cadavere? Ma che cadavere d'Egitto? Quello è un mio cliente. Ah, lei li cura così i suoi clienti. È un intervento difficilotto. Già. Allora... Portatelo via. Comunque, lei venga con noi. Ma senta, signor commissario, io... Basta, faccio poche chiacchiere. Avanti, venga con noi. Lasci che mi spieghi, scusi. Ma sì, no. Certo, lo lasci spiegare, no? Ma lei chi è? Sono la moglie. Ah, va bene, ha capito benissimo. Voglio. Venga anche lei. Spiegherete tutto al commissariato. Un momento, e lo studio a chi lo lascio? Non posso lasciarlo senza nessuno. Roberto, no? Non ti preoccupare, vai sereno. Sono qua io a curarti lo studio. Allora sono proprio a posto. Vai. Andiamo. Buongiorno, signora Setti. Prego. Buongiorno, signor Setti, arrivederci.
Che guaio, Ambrogio. Povero dottor Setti. Ma di che cosa si preoccupa? Quello tra un po' si sveglia e tutto si accomoda, no? E la signora Paola, come la prenderà? Niente paura. Paola non aspetta altro che il momento di perdonare suo marito. Ma speriamo. Dove? Dove? Dove questo delinquente? Chi è? Questo sostituto. Guarda, del dottor ecco. Setti. Ambrogio, finalmente ti ho pescato, Dove sta questo sostituto che lo facciamo a pezzi? Non c'è, è partito. Dove? Dove è andato? In Asia, c'è l'asiatica là. Ah sì? Va bene, vuol dire che all'asiatica penseremo dopo. Ma io ora Plymouth, latino. Ambrogio, ho deciso. Tu domani sposerai Gabriella. No, non si può. E perché? Perché bisogna aspettare l'esito della perizia. Ma me ne infischio io della perizia. Ma io no. Oh, e poi non si può lo stesso. Perché? 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 Perché Ambrogio è già sposato. Con chi? Ambrogio è già sposato con me. Come? Perché sono sposato con lei. Ah, sono felice, papà, sono felice. Finalmente posso sposare Mazzarella. Oh, basta con questa Mazzarella. Te l'ho detto con morto di fame. Tu non lo sposerai ma mai. Ma papà, non è un morto di fame. È il presidente del MIS. Peggio ancora, fascista. Ma no, che c'entra? Che cos'è questo MIS? Mazzarella Industrie Saponi. Mazzarella Industrie Saponi? Sì. Ma allora sono miliardi. Oh, piccolo incosciente, non potevi farti uscire il fiato prima? Ma scusa, papà. Siamo miliardari e non mi dici niente? Ma, roba dell'altro mondo. Ma papà, tu non mi hai mai lasciato parlare. Forse hai ragione. Chi ha tempo, non perda tempo. Ambrogio, ho deciso. Tu non sposerai Gabriella. Per regalo di nozze sai che cosa gli faccio? No. Un servizio da te per 20.000 persone. Non ti basta? Insomma. Facciamo 22, va. Ormai siamo ricchi squartati. Siamo miliardari, saponificatori. Famiglia, andiamo a mangiare solo. Ci vediamo grazie. Viva la vita! E vissero felici e contenti. È tutto per merito suo. Grazie, Beatrice. Di niente. Sa che è stata proprio una bella idea per lei dire che era mia moglie. Ma come l'ho avuta in mente? Ma non lo so, dottore. È stata proprio una bella idea. Trova, dottore. Ma perché continua a chiamarmi dottore? Mi chiami Ambrogio, no? Va bene, Ambrogio. Come ha detto? Ambrogio. Beatrice. Ambrogio. Beatrice. Disturbo? Sì! Domando scusa. Calma e sangue freddo.